Ciao a tutti, questo monitor sgargiante è il Samsung S27E370B e la sua caratteristica principale riguarda la base AT che dispone di un modulo di ricarica wireless per i dispositivi mobile che ovviamente devono supportare questo sistema di ricarica. Posteriormente, ovviamente tutto bianco lucido e circondato da un rivestimento azzurrino in plastica che sembra quasi vetro, vi è in basso il tasto per comandare il menu interno e centralmente gli ingressi video, DisplayPort, HDMI, VGA e un'uscita jack audio, oltre ovviamente allo spinotto per l'alimentatore, in questo caso esterno. Il monitor Samsung integra un pannello proprietario a matrice ADPLS che ha caratteristiche simili a quelli IPS, diagonale da 27 pollici, risoluzione Full HD da 1920x1080 pixel ed ha un rivestimento opaco in linea con quelli di tipo TN. La riproduzione è piuttosto buona e già di fabbrica presenta una buona fedeltà cromatica. Le sfumature risultano nella media, dato che parliamo di un 6 bit con frame rate control. Il contrasto rilevato e la fedeltà sono buoni, il che favorisce anche la visione dei film. Purtroppo l'uniformità non è proprio il massimo e, vista la presenza delle bande nere, si possono notare dove più e dove meno alcuni fasci luminosi provenienti dagli angoli. L'effetto sarà comunque più chiaro durante il corso della recensione. Il monitor presenta tre livelli di overdrive: normale, più veloce e il più veloce. Di default è selezionato quello intermedio, che restituisce il risultato migliore perché più bilanciato. Il setting più rapido genera invece artefatti, indice di un overshoot di segnale e generazione del cosiddetto reverse ghost. Quello più lento, chiamato normale, manifesta invece una scia leggermente maggiore. Mettendo in pausa questo video potrete comunque confrontare da soli il risultato delle tre modalità. Il risultato in gaming è soddisfacente. Samsung non fa del tempo di risposta al suo punto di forza, che comunque sulla carta è di 4 millisecondi, ma riesce a restituire una buona giocabilità e inoltre supporta la tecnologia AMD FreeSync, ma ovviamente nel PC deve essere presente una scheda video Radeon compatibile. Questo video fa un rapido riassunto delle caratteristiche del Samsung S27E370D, ma nella recensione completa presente in descrizione troverete maggiori dettagli e test. Da Extreme Hardware è tutto, un saluto da Andrea.